Ragazze, ciao ragazzi. Oggi volevo fare di nuovo mangiamo un pochino insieme, però la pizza, non il pollo, perché ho visto che quel video vi è piaciuto davvero davvero tanto e quindi volevo farlo di nuovo, però vi dico solo questa cosa, che io ho metà pizza, perché? Perché io un'intera non ce la faccio mangiare e quindi mia mamma mi fa sempre metà pizza. E ho un fratello che fa sport e quindi lui mangia una pizza intera e poi ne mangia un'altra metà e quindi gliela do la mia metà. E quindi mangerò solamente metà pizza perché non ce la faccio a mangiarne una intera, cioè proprio scoppio. E quindi di solito ne mangio sempre metà. Comunque anche oggi volevo parlare un pochino con voi, fare qualcosa. E però mi è piaciuto veramente tantissimo. Innanzitutto voglio dirvi che sera non cioè, sto facendo la cena, non è a pranzo, sono come l'altra volta, ma no. E stasera le previsioni hanno detto che c'è il temporale, ma stasera vogliamo fare una cosa da pazzi, che noi non lo facciamo mai queste cose, però oggi volevamo. Allora, di notte, a luna di notte, tipo, io rimango ancora sveglia e mangiamo, tipo, ci mettiamo nel tavolo a mangiare il brodo e sarà bellissimo. E se ce la faccio registro anche, ma non penso proprio perché non c'è una buona luce. Poi ci provo. Comunque, innanzitutto intanto mangio la pizza. Comunque, quel video vi è piaciuto veramente tantissimo. Quello là, mangia, mangia con me il pollo, mangia con me il pollo e parliamo un pochino. È piaciuto veramente tantissimo. E oggi ne volevo fare la seconda parte, però con la pizza. Comunque, innanzitutto la riserva qua, la mia bottiglia di Tiger. E ditemi. Se a voi vi piace la pizza, a me mi fa impazzire. Veramente, cioè, potrei vivere. Scusate il mio mal di gola. Potrei vivere di pizza, veramente. Ora vi faccio ascoltare che rumore fa la crosta della pizza, che è bellissimo. Questo non è un buon rumore, ma aspettate che arrivo qua. E non so che rumore ci sarà. Io adoro la crosta. Alcuni la scartano. Scrivetemi giù nei commenti se voi la scartate la crosta, ma mi piace veramente tantissimo invece la crosta. Cioè, sa di pane, però è molto croccante. Sentite. Comunque, siamo arrivati ai 29 iscritti e mi manca un iscritto per arrivare ai 30 iscritti e fare la pizza challenge con una mia amica speciale. Quindi, se tu non ti sei ancora iscritto, che tu che stai guardando questo video, iscriviti subito perché almeno arriveremo ai 30 iscritti e faremo la pizza challenge. No, ragazzi, sono veramente contentissima e anche euforica perché manca un iscritto, arriveremo ai 30 iscritti e sono felicissima. Non pensavo di arrivare a questo traguardo. Cioè, questo traguardo arriveremo tutti ai 100 iscritti. Oppure ai 1000 iscritti, quello là sarebbe il mio traguardo migliore. Però i 100 iscritti rimangono i 100 iscritti. Sono troppo contenta, ragazzi. Scusate. Volevo dirvi, che lo dico in molti video, però lo voglio ripetere, perché magari qualcuno non l'ha, secondo me qualcuno non l'ha capito.
Aspettate. Ok, ce l'ho fatta. Comunque, volevo ripetervi che tra poco mi arriverà un pacchetto minuscolo, che forse lo recensirò con qualcos'altro, con dentro una sorpresina che non vi spoilerò niente, e quindi magari lo farò vedere in un video. E ditemi se volete qualche video assaggi. Tipo di Mikado, quelle cose. Ok, penso che domani farò un video su queste cose. Comunque, alcuni mi hanno detto che, non mi ricordo più come si chiama, comunque alcuni mi hanno detto che si prendono il suo cellulare, no? Se lo mettono a tavola e mangiano insieme a me. Questa cosa mi piace da morire. Sono contentissima che lo fate perché mi piace tantissimo, perché almeno sembra che stiamo mangiando insieme. Questa cosa mi piace tantissimo. Invito tutti voi a rifarla a casa, perché a me mi fa un sacco piacere. Quindi vi rispiego un attimo. Ci sono alcuni che mettono, facciamo conto che io sono una persona e non so, mi piace una youtuber. Me la metto qua nel cellulare, almeno mangio insieme a lei. E questa è una cosa veramente bellissima. Perché sembra che stiamo mangiando insieme. E mi piace da morire questa cosa. Wow. Guardate che non andiamo bene. Vedete questi bicchieri? Sapete perché sono così tanto bianchi? Cioè, perché sapete perché sono a strisce tutte bianche? Perché non sono così realmente, però si è tolto tutto il colore, che questo qua era fucsia, era il mio bicchiere preferito. Si è tolto tutto il colore, quindi è diventato bianco. Viva! Comunque, guardate le mie unghie. Sono, allora, arancio. Questa qui. Cavolo. Allora, sono. Vedete, allora. Qui sono arancioni i pollici. Sono tutte arancioni e poi una nera. Guardate che belle. Sono bellissime. Sapete perché le ho fatte? Magari qualcuno l'ha capito. Perché siamo quasi arrivati. Cioè, sta per arrivare Halloween. Queste cose sono proprio adatte. E magari farò anche un video dove le faccio, perché. A me le fate anche voi a casa. E poi vorrei anche fare dei lavoretti fatti da me. Quindi, arriviamo ai 50 mi piace. E farò. Oh. Arriviamo ai 20 mi piace. E farò lo speciale. No, scherzo, cosa sto dicendo? E farò un lavoretto fatto da me. Ve lo prometto. Mangio l'ultima fetta e poi basta perché non ne posso più. Cioè, veramente, per me metà pizza è tantissima. Comunque, tanti mi scrivono perché fai questi video? Perché? Secondo me faccio venire fame tantissimo. Cioè, a me mi verrebbe tantissima fame a vedere questi video. Voglio sapere giù nei commenti se anche voi vi viene fame quando guardate questi video. Cioè, quando non avete mangiato e guardate questi video, tipo dico, oh mamma mia, la voglio questa pizza. Acqua. Comunque ce la posso fare. Dieci
10 minuti, cavolo. Vabbè, comunque, mi sono fatta. Tanto mangio perché non ne posso più. Mi sono fatta questa coda, vedete? Oh, mamma mia, sto andando sopra. Vabbè, comunque, vorrei farvi vedere in un video come sono i miei capelli, perché non si vedono tanto, ma sono mossissimi. E voi magari pensate, ma tu, cioè, non è che pensate, tanti mi chiedono domande, ma tu ti fai i boccoli? No, ragazzi, sono naturali, sono capelli naturali così. Vedete? Sono capelli naturalissimi. A volte mi vengono proprio mi vengono i rotolini e ci puoi mettere il dito dentro, quella cosa mi piace da morire. E mi vengono spesso. Veramente mi piace da morire. Però il mio sogno è 11.3. Il mio sogno è avere i capelli lisci. Veramente, ragazzi. Le capellisci io le adoro. E se ce le avete voi, scrivetemelo giù nei commenti se alcuni di voi hanno i capellisci, cioè, vi giuro. Guardo i vostri video e vi metto vi piace se avete i capellisci. Perché vi giuro, i capelli lisci mi piacciono da morire. Wow, vabbè, sono bellissimi. Ditemi, quelli là che hanno i capelli come me oppure ce l'hanno riccioli così, se amate anche voi i capelli lisci. Io questi qua li odio perché non ce la faccio a pettinarli. Non ce la faccio proprio, quindi non mi piacciono. Perché i ricci, quelli là sono impossibili da pettinare e ti vengono tutti i nodi, però sono comunque belli. Questi, anche questi ovviamente sono belli, però i più belli sono secondo me quelli là lisci, perché innanzitutto li puoi pettinare benissimo e poi non, cioè, non ti trovi una testa così tutta scombinata, no? Capelli lisci tutti perfetti. Ecco cosa ti viene se hai capelli mossi. Potrei farle un video dei miei capelli mossi, cavolo. Ultimo pezzo e poi ho finito. Basta. Finito. Gloria. Acqua, direi proprio di sì. Prendiamo un pochino d'acqua. Ok, Gloria. Quindi, con la pancia piena. Quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete un like, iscrivetevi al canale e condividete questo video. Scrivetemi giù nei commenti se nel prossimo video vi saluto, che almeno nel prossimo video vi saluterò. Quindi, quattro cose. Io vi mando un bacio, un abbraccio al prossimo video. Ciao, 5 allora. Ciao.